Sì, la mostra l'ho aperta il 20 di aprile e sarà aperta fino al 4 di maggio, quindi il nome l'ho appunto tratto da queste sensazioni dei visitatori, si chiama La luce nel silenzio. La percezione è quella, quindi nel vedere un'opera si ha la sensazione di tranquillità. Il titolo deriva dal fatto che nella precedente mostra molti visitatori che hanno visto con attenzione la mostra hanno indicato più volte il pensiero delle sensazioni che davano l'esame dei quadri. Cioè molti parlavano di silenzio, la passione per l'arte l'ho sempre avuta, per cui poi nel periodo in cui ho vissuto a Milano, vissuto e lavorato, l'Accademia di Brera promosse dei corsi serali proprio per lavoratori e in quell'occasione io ho approfittato per frequentare un corso, conoscere l'ambiente artistico, anche se avevo già fatto delle esposizioni, vendevo già allora, quindi è stata proprio una volontà di entrare in un mondo che è molto particolare, devo dire. Poi dopo, nel momento in cui sono tornato qui all'Aquila, a Fossa precisamente, mi sono dedicato ad altro, cioè alle associazioni, facevo un giornale, quindi ho riservato poco tempo all'arte, devo dire. Poi dopo 20 anni però ho deciso di lasciare tutte le altre occupazioni e di dedicarmi esclusivamente all'arte. Devo dire che in questo mi ha spinto anche Lea Contestabile, che è presidente del Museo dei Bambini a Fossa.